sono partito con i miei video qui ad agosto, ora siamo a novembre, è finita la prima parte del campionato perché arrivano maledetti mondiali invernali e dopo quest'ultima vittoria è tempo di un bilancio. Allora, il bilancio fino adesso, ragazzi? È un bilancio molto positivo, sicuramente. Stra positivo, dai. Cioè, spettacolo! Da agosto adesso, sei felice? Sì, felicissimo. Ottimo il cambio da Stroppa a Palladino. Le prime partite... Male. Ma ad oggi... Bene. Positivo, purtroppo abbiamo iniziato il campionato in ritardo. Meraviglia, cioè che arriviamo dalla serie D, ci siamo fatti tutta una fila C, esatto. Non me l'aspettavo, però col cambio allenatore Palladino li fa giocare bene. Ve l'aspettavate? No, non se l'aspettavamo. No, ma cioè, primo anno in Serie A è tanta roba. Tantissimo. Non si aspettava una stagione così per il momento. Io veramente speravo qualcosina in più, dico la verità, sì. Molto bene, direi, con Palladino si è svoltato. La mia previsione era chiudere prima del mondiale 16-17 punti, l'abbiamo centrato. Com'è il Monza? Vi piace questo Monza, ragazzi? Grande Monza! A 3 punti dalla decima in classifica siamo. Direi di sì. Non male. Rappresento la città. Soddisfatto, non immaginavo che eravamo a questo punto. A più 9 dalla zona salvezza. Non è poco. Che dalla salvezza ero sicurissimo. Una bella squadra questa. Per me sì. Per voi? C'è un po' di entusiasmo! Forza voi! Bravo Palladino! Centralissimo, bravissimo, altro che bravo! Palladino è bravo, mangia il panettone! Assolutamente, anche la colomba! Anche la colomba! Galliani e Berlusconi hanno fatto un bel lavoro! Ha fatto un ottimo lavoro! Berlusconi e Galliani, cosa vogliamo dire? È un paio di colpi adesso a gennaio! Gennaio per forza, che andiamo in Conference League! Grande Berlusca, grande Galliani! Sono stati bravi però! Bravi! Li promuoviamo? Promuoviamo! Galliani e Berlusconi sono stati bravi a mettere su quella squadra qui! Ma direi di sì! Sì. Perché tu pensi di no? Tanta roba, grazie a loro che ci hanno regalato questo sogno. Sono dei grandi. Beh, sicuramente vogliamo ringraziarli per tutto quello che stanno facendo. A Palladino, a Galliani e Berlusconi. Grandissimi. Un bel trio. Un applauso. Bravi. Un applauso. Proprietà e dirigenza promossi. Palladino promosso. Quindi facciamo Natale tranquillo. Sì, il panettone lo mangiano tutti. Palettone lo mangiano tutti. Guardate, il panettone lo mangiamo tutti quanti. Ci vediamo oggi. Gennaio, ragazzi, carichi, ciao. E quindi finisce così il 2022 tra l'entusiasmo della gente che hanno ringraziato Berlusconi, Galliani, promosso Palladino che mangia il panettone. I tifosi del Monza possono passare un Natale tranquillo, magari con un regalino di calciomercato.